Staranno a dormire. Monica! Yuhuu, Sabina! Finalmente siete arrivati. Ciao, non vedevo l'ora, sai. Ho un sacco di cose da dirti. Anch'io. Adesso però vieni a salutare Luca. Ciao! La riconosci? Gesù, non è possibile. Che pezzo di figliola. Due anni fa era un manico di scopo, piccerino. E guarda adesso che ben di Dio ha tirato fuori. Sì, ma intanto adesso tira fuori le valigie, avrai tutto il tempo per contemplarla. Piccerino, saresti proprio un ottimo soggetto per i miei quadri, sai. Avresti... Già, lui ogni tanto rifila un qualche impianto. So che dipingi. O affari d'oro, te li raccomando. Vabbè. Oh, eccoli qua. Ben tornato a casa sua, signora, vi conservate bene. Genoveffa. Buongiorno, grazie, cara. Ciao, Genoveffa. E voi come state? Come stiamo? Stiamo come li sono ribarzovati. Sta bene questo qua, sto stronzone di vicende che capisce d'acqua. Va. Cammina, aiuta il professore, su. Sveglia, muovete. Andiamo. Eccoci a casa. È bella, guarda, è bella. Cresciuta signorina, eh? Oui, no. E se la voleva aprire o faceva da me, no? Deficiente, deficiente come il padre. Anima benedetta, che Dio abbia gloria. Che mi dici delle vigne? Sarà l'asiatica o la crisi del petrolio, signora mia. Ma manco il vino viene più come una volta. È tutta la vera rospira, sa? Che pittura in gesto dei Goguzzi? Bravo! No, Bisù. Ma perché non sei rimasto in collegio invece di venire qua a scassare proprio a me, godda mio? Scusami. Beh, non fa niente, va. Tanto lo voglio rifare, non mi piace. Invece è carino. Sì? Mi piace. Ma che cos'è? È la villa, no? Con un albero di mele in mezzo. E non ho vide, piccere. Forse pensandoci un po'. Certo, ma mo dove trovo chi se lo compra questo? E posso aiutarti? Ma forse potresti preparare i colori. Sì, subito. Sì, ma aspetta che i colori tu non sai come vanno preparati. È una cosa... Un altro guaio. Io volevo tanto aiutarti. E che buffo. Davide... Troveremo qualche altra cosa meno pericolosa. Sì. Hai detto che sarei un ottimo soggetto per i tuoi quadri. Non sei niente male. Proporzionata, bei lineamenti delicati, ma c'è qualcosa che non riesco a definire. I capelli forse sono un po' fuori moda, è questo che vuoi dire? Rovinato, rovinato. Devo rifare questo quadro assolutamente. Potresti continuarlo domani. No, no, domani ho i pesci. Sto all'acquario tutto il giorno. Ah, l'acquario. E tu che fai qua? Volevo farti una sorpresa. Contento, no? Contento, sì. Ma naturalmente Sabina non sa niente. Penso che si arrabbierebbe se lo sapesse. Gelosa con me, non glielo diciamo. Uè, ma che ti si fa, Taga? Sta un dagni riccio. Un taglio moderno.
Ma avevi detto che ero un po' antiquata, no? Ti piace, professore? Sì, sì, come no. Molto, moltissimo. Senti, ti piace il mio profumo? È francese, sai, Moulin Rouge. E ho speso tutto il gruzzolo. Ah, sì? Non c'è nessuno, nemmeno un custode. No, lasciano le chiavi a me. Di che razza sono questi signorini? Quelli sono pesci di mare caldi. Devono vivere a una certa temperatura, se no se ne vanno creatori. Sai tutto. Ti intendi anche dei pesci? Modestamente. Pesci di ogni tipo. Un altro hobby, come la pittura. Che ce ne rimangio. Io non riuscirei a stare sempre zitta come loro, mi annoierei. Che c'entra? Una bella guaglione come te in una vasca da pesci. Sono maschi e femmine, vero? Ah, certo, senza femmine... Senti, ma te le sue non danno insegnato niente. No. E se metti un maschio qui? Beh, le femmine se lo divorano. E questi? Maschi e femmine stanno insieme per la riproduzione. Allora fanno l'amore. Già, pure loro come te hanno una sola idea fissa. So pesce collegio. E come fanno? Beh, è una cosa buffa, mi viene da ridere. Dunque, senti, la femmina cala a fondo al tempo suo e il maschio le gira sopra e spalge il seme tutto intorno. Nient'altro. Non si divertono molto. Beh, non lo so. Ah, però la femmina dell'Icodenus gorgonius invece è una mignota, voglio dire, si diverte. E cioè? Beh, quando la signora va in amore, si accoppia almeno con 40 maschi. E se no, niente uova. Se la gode, eh? Beh, 40. Sì, sono tanti. Pensa che casino se si portasse a casa qualche amante. Monica, quanta si bella. Mi era dell'ispirazione. Vieni, subito.